Ritorna l'originale Febbre da Tango, una scommessa che per il sesto anno consecutivo continua. Ringraziamo il gruppo che ci ospita, ovviamente siamo orgogliosissimi di essere in questa emittente. Ringraziamo anche il nostro regista Francesco Graziano, che sempre dà il suo tocco personale. Oggi non è potuto essere qui perché sta girando un corto, quindi comunque vantiamo anche una firma prestigiosa della quale siamo molto orgogliosi. Più di tutti io ringrazio sempre, a parte il mio supporto artistico, Angelo Grasso e tutti quelli che con un sol nome rappresenta. Io ringrazio tutti i tangheri perché, come dico sempre, i veri protagonisti di questa trasmissione sono loro. Ogni sabato avremo alle 13.45, poco prima del telegiornale, le pillole di Febbre da Tango, mentre poi avremo dei grandi speciali in occasione dei grandi eventi di Caminito Tango Catania, che portano a Catania il meglio del panorama internazionale del tango argentino. Avremo Gio Corbata e Lucila Cionci, avremo Ariadna Naveira e Fernando Sanchez, e poi ancora Gisela Anatoli con Carlos Estigarribia, e poi i grandi campioni del Mundiale del 2022. Sono cominciati di nuovo i corsi dell'Accademia Progetto Tango, che vede lezioni e seminari tutte le sere della settimana, con la grande milonga del sabato sera, generalmente al Plaza Hotel, ma poi in grandi altri ambiti per gli eventi particolari, tipo la milonga del CUS, oppure al Palazzo Biscari o altre location prestigiose di cui il tango ha tanto bisogno nella sua ripresa.